Ciao bambini, eccoci qua, siamo giunti alla fine delle avventure del nostro amico Pinocchio. Spero vi sia piaciuto. Buona visione, un abbraccio enorme a tutti voi. Dopo la fuga dal paese dei balocchi, Pinocchio si dirige verso il mare, alla ricerca del suo babbo. Nuota all'avventura finché su uno scoglio bianco vede una capretta dal pelo corto e turchino. Pinocchio nuota più forte per raggiungere lo scoglio. Pinocchio, Pinocchio, da questa parte. Sto arrivando! Dov'è il mio babbo? Babbo, babbo! Pinocchio, vieni da questa parte. Pinocchio raggiunge la fatina e all'improvviso viene inghiottito da un'enorme balena. Pinocchio si ritrova dentro la pancia della balena, al buio più buio che c'è. Ogni tanto sente delle sbuffate. Ha paura, ma prende coraggio e si inoltra verso il fondo, dove intravede un pallido chiarore. Passo passo arriva a vedere una tavola apparecchiata, con sopra una candela. Seduto accanto al tavolo c'era un vecchietto. Babbo, babbo! Siamo finiti. Oh, figlio mio, sei proprio tu. Babbo, sapessi cosa mi è successo? Mangiafuoco, il gatto, la volpe, le monete e poi Lucignolo, il paese dei balocchi, babbo. Oh, per fortuna che ti ho ritrovato, babbo. Non ti lascerò più, te lo prometto. Ma dove ti eri cacciato, Pinocchio? Il tuo babbo ti ha cercato ovunque. E poi, come ultima speranza, sono partito in mare. Adesso ci sono io, babbo. Ti prometto che sarò buono. Andrò a scuola, ti aiuterò a lavorare e non scapperò mai più, te lo prometto. Babbo, babbino, dobbiamo scappare. Oh, quanti giorni senza mangiare, Pinocchio! Se tu sapessi, il tuo babbo è stanco, debole. Vai tu, figliolo, salvati tu. Io sono vecchio, non ce la faccio. Babbo, ti aiuterò io! Dai, non c'è tempo da perdere! Andiamocene da qui! Pinocchio, ma come? Ma dove vuoi andare? La soluzione c'è, basta aspettare. Sai, babbo, che la balena dorme con la bocca aperta. Babbo, usciremo dalla bocca della balena questa notte. Geppetto, provato dalla situazione, fatica a seguire Pinocchio, ma decide di fidarsi. Pinocchio ha scoperto che la balena dorme con la bocca spalancata. Così decidono di andare in quella direzione per programmare la fuga. Ecco, babbo, guarda, dobbiamo solo fare un salto sulla lingua della balena e tuffarci in mare. Ehi, avete bisogno di un passaggio? Pinocchio e il babbo, sentendo quella voce, si voltano e vedono un grosso tonno che dal mare si offre di aiutarli. Ciao, ma tu chi sei? Io sono Maruzzella, tonno Maruzzella. Ho sentito che volete fuggire. Sì, vogliamo uscire da qui, dobbiamo tornare a casa. Anche io una volta sono finito là dentro, ma ho aspettato la notte, ho fatto un salto sulla lingua e via, puff in mare. Da quella volta mi tengo alla larga dai pesci così grandi. Sì, te l'ho detto, babbo, quando la balena dorme. E tu, signor Tonno, ci sarai ad aiutarci? Tornerò al tramonto. Pinocchio e Geppetto attendono il calar della sera
E non appena sentono russare la balena, si preparano per il salto. Signor Maruzzella! Signor Maruzzella! Al vostro servizio, signori! Saltate, guardate che tramonto! Aiutati dal tonno, Geppetto e Pinocchio fanno un gran salto e finiscono in groppa al signor tonno, che li accompagna fino a riva. Grazie, signor Maruzzella, non ci dimenticheremo mai di te! Giunti a riva, Geppetto e Pinocchio si dirigono verso casa. Sono stanchi e affamati, ma felici di essere di nuovo insieme. Giunti a casa, Pinocchio e il babbo vanno subito a dormire. Il burattino vede in sogno la fata. Ti perdono ogni monelleria, Pinocchio, perché i ragazzi che aiutano i genitori meritano ogni lode. Tu hai salvato il tuo babbo e meriti di diventare un bambino vero. Hai ragione, Fatina. Pinocchio ha capito cosa vuol dire stare vicino alle persone che si amano. Penso che dovrò stargli vicino ancora per un po'. Solo per un po', ma ti assicuro che è diventato davvero bravo. Grazie, signor Grillo. Ti prego, aiutalo a crescere bene. Quando Pinocchio si sveglia, scopre di essere diventato un bambino vero. Babbo, babbo, guarda che cosa mi è successo! Guarda, sono un bambino, le mie gambe, le mie braccia sono in carne e ossa, babbo! Oh, figliolo! Oh, fatti abbracciare! I due rimasero abbracciati a lungo, felici e contenti. E questo è il lieto fine di questa storia, la storia di Pinocchio.